ti grazie per questa nuova parte di Pokémon Victory Fire, la mia guida in italiano, la parte numero 14, la parte dove siamo pronti per andare avanti nella nostra avventura. Ci eravamo lasciati nella scorsa parte dopo aver conquistato la nostra terza medaglia della regione di Tyrone. E oggi, come ho detto, siamo pronti ad andare avanti. Prima di iniziare, come sempre, vado a lasciare un like, un commento con la domanda del giorno e iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, mettetevi piace alla pagina Facebook che trovate in descrizione, sia il mio profilo Instagram e tutte le cose che ormai sapete già bene. Quella lì non so perché mi fa strano. Ah no, invece no, vabbè, boh, mi sembra strano. Allora, vi faccio vedere un attimo la mappa per fare un po' resoconto della cosa. Io sinceramente sarei improntato ad andare qua sotto, però come vedete, ora vediamo, c'è tutta acqua e noi non abbiamo surf. E quindi mi è tornato alla mente già nella scorsa parte, quando ci hanno detto che spaccaroccia, insomma, che la medaglia ci avrebbe fatto usare spaccaroccia, che qua a destra nel monte Skywall, se vi ricordate, c'era una roccia. Io ho detto, noi non abbiamo spaccaroccia e come facciamo? Ora, che ce la dovrebbero dare, non so chi ce la darà, qualcuno ce la darà, spero. E dovremmo andare di qua, però io intanto vedo giù perché ho visto che c'è un piccolo percorso prima dell'acqua e quindi magari è lì spaccaroccia. Io credo proprio di sì, sinceramente. Quindi, se vedo come arrivarci, magari... Allora, qui c'è la pensione, vabbè, nulla. Chi ho primo in squadra? Scusatemi, eh. Ah, no, mettiamoci Varana, dai, visto che è giù di livelli insieme a Mario. E andiamo. E ti fa riva. Ehi, Matti, ma questo è il capo palestra, il primo capo palestra. Dopo aver combattuto la palestra di Amber Yellow Town, io ho realizzato che volevo viaggiare nella regione per diventare più forte. Infatti questo è uno dei motivi per diventare forti. La mia sorella, lei insomma ha partecipato al Team Mirage molti anni fa. Vabbè, insomma, gli ha chiesto se voleva anche lei viaggiare per la regione, ha detto di no, ha detto di sconfiggerla, bla bla bla. E quindi ci vuole affrontare. Ha capito, il primo palestra. Il primo palestra che non gli è venuto in mente di fare. Mamma mia, Varana però sarebbe meglio tenerla viva, eh. Perché... ma muori anche te, che cavolo. Moriamo tutti e due, qui non tirare a indovinare, io metto Maxwell. Bah, vabbè. Potrei andare peggio, potrei andare meglio, beh. Ah no, ma mi sei innamorato. Però l'ho paralizzato. Che cavolo. Axilla è femmina, vedete? I vantaggi. I vantaggi di avere un Pokémon femmina. Poi con Z, ah, ce l'aveva anche ai tempi, però io, boh, ah, e ciao poi con Z, è stato molto bello. Ok, un capo palestra, ci dà un'altra medaglia. Benissimo, sì, va bene. Non mi dai niente, bastardo, non mi dai neanche spaccaroccia? E io dove cavolo me la prendo ora? Certo, c'ho la squadra mezza morta, ma scusate, non c'era l'acqua lì? Ma torna un attimo a curarmi Pokémon, eh. Boh, allora io non ho ben capito la mappa. Teoricamente ci doveva essere tutta acqua lì. Boh, intanto passiamo di giù, poi vediamo. Poi non ho neanche visto se qualcuno... Cioè, non so neanche se qualcuno lo può imparare a spaccaroccia. Ma penso di sì. Cioè, non della mia squadra, possibilmente, degli altri Pokémon, perché... Insomma, insegnare a qualcuno della mia squadra a spaccaroccia mi scoccerebbe assai. Allora, io volevo recidere alla bicicletta, che non abbiamo, esatto. No, perché magari ce l'avevo già... Non so perché mi ricordavo questa cosa. Cioè, non me la ricordavo, però. Metteaso ce l'avevamo. E io dicevo, non abbiamo la bicicletta, invece sì. Ok, siamo pronti per proseguire. Io sinceramente non... Ah, è vero, c'è l'acqua. Ma c'è il ponte. Allora, se c'è il ponte, scherzavo. Io scherzavo. Ah no, poi vieni, resta un'allenatrice, non ci può sfidare. No, per l'amore di Dio, non neanche io ti voglio sfidare. Qui c'è Hans, vabbè, tutti i Pokémon molto interessanti. Il pescatore del minimo avrà tutti i Magikarp, quindi manco lo sfido. Allora, sì, vediamo un pochino, anche se non possiamo proseguire di qui sotto. Io, anche solo per curiosità, voglio vedere che ci riserva questo percorso. Tra l'altro io ripeto che voglio atturare un Pokémon in particolare, l'ho detto anche nella scorsa parte, perché ho già in mente il quinto Pokémon della squadra. E il sesto Pokémon della squadra, l'ho già detto in una delle prime parti, molto probabilmente sarà un leggendario. Vediamo.
Ok, Davide Foreman, il mio nome è Lian, sono il capo dei Street 4. Il nostro boss, sì, insomma, vuole, gli diamo i Foreman, non provare a scappare, non puoi fare niente. Ah, ecco l'Uranium, che questo Marowak ha cercato di fargli del male. È 4 anni, Liam, sono tornato. Sono qui per giustiziare mio fratello. Tu sei Uranium, no? Non ho scelta. Va bene, sì. Penso di capire, ha mandato gli altri a sconfiggere lui e ora lui voleva affrontare noi, no? Esattamente. Treat for Liam. Non capisco, mi sa che è una nuova organizzazione o roba del genere. E sinceramente non ci stava, perché già il team Mirage mi bastava. Buono l'ho bunnato, buono l'ho bunnato. Ciao bello. Ok, allora, Cofagrigus, 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 io metto Mario, c'ha Pursuit, a parte mi sa che Mario imparava anche furto, no, in realtà non è molto efficace. Vabbè, noi nel dubbio gli facciamo Water Gun e compagnia bella, guarda Hus, mamma mia! Mamma mia, gli sono entrati tutti le Protect! Tutte le Protect gli sono entrate, ma che è sta storia? Shelgon! E qua Axilla, pazzi, tanto penso ad essere più veloce, no? Esatto. Perché Axilla non lo batti, Axilla ormai da quando si è evoluto. Ok, non è possibile, ci incontreremo prima o poi. Sono scappati. Io ho bisogno del tuo aiuto, interessante, da ora in poi non sono più un ladro, io userò solo i miei Pokémon ora. No, no, no. No, non me lo dire così, non me lo dire così. Ma come cazzo fa? Ah, me l'hanno curato i Poemon, allora sì. Pensavo non mi avessero curato i Poemon, mi aveva preso un infarto. Ho detto vai. Ho detto vai. Ora questo ci ammazza. Marowak, vedete perché ho preso Mario? Sperando che ce la faccia Underwater Gun a buttarlo giù. 3. Dos, che porca miseria. Qui se non ce la fa Axilla siamo morti. No! No! Devi attaccare per primo, Varana! Grande Varana, grande Varana, signori. E vabbè, qui speriamo a bene. Sennò li fa tossina. Ma neanche. No, sì, ciao. 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 Ma le mani muore per ascoltatura. Esatto. Ciao, bellissimo. Oh, però non me l'aspettavo. A parte Water Gun è debole, però mi aspettavo mai che esistesse l'osso boomerang di Marowak. I miei Pokémon hanno bisogno di un duro allenamento. Allenare i miei Pokémon non è semplice. Ok, devo andare a ottenere molte più medaglie, addio. Addio, ci guite? Ma non c'è un cavolo di nessuno, sta andando bene. Sta andando bene. Qui siamo morta mezza squadra, io tornerei anche a curarla, quindi taglio. Ok, sono tornato con la squadra curata, siamo pronti ad andare avanti. Siamo pronti ad andare avanti, quindi l'acqua a quanto pare non è un problema, però potrebbe essere un problema il fatto che non ho spaccaroccia. E vediamo un po' come fare, perché magari più avanti ci serve, non ne ho idea. E se ce lo davano in quella città, Madonna però ragazzi. Crokunaw, non puoi avere difficoltà a sconfiggere un Crokunaw. Ho capito che hai delle mosse insomma abbastanza indecenti, però. Dai, un minimo, non chiedo tanto. Qui bacca arancia io lo prenderei. A parte ho le bacche cedro però. Che mi scordo sempre di dare i miei Pokémon. Più che altro durante le palestre, non tanto. Quel te? Quella! No, 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 no. Cavolo, questo c'ha 6 medaglie, non giudicare le persone dalle apparenze. No, no. Sta tranquillo. Non ti tocco. Buone, buone proprio, buone proprio. Se tu mi metti Iglibuff siamo a posto. Oh, Iglibuff ora fa un monte di livelli. Madonna. Perché mi ha messo Iglibuff ora fa un monte di livelli. Vabbè, ne ho fatti 3, ma ne ho 4, non ho neanche visto. Allora, qua, però sono curioso di vedere che Pokémon ci sono. Qui a sinistra, ora andiamo a te. Vabbè, tutte cose non molto interessanti per ora. Sono curioso di vedere che Pokémon ci sono. Faccio 2 secondi di incontri perché. Mettete caso c'è quel Pokémon che voglio atturare. E penso proprio di sì perché c'è in tanti posti, ho visto.
Un poema che Moti non gli darebbe una cicca, ma io se non sbaglio l'avevo già detto, è un poema forte, proprio in questa serie, e quindi ho deciso di prenderlo, un poema che mi porterò presso fino alla fine della serie. Penso proprio. Qui c'è tipo Lavandonia, ve lo dico. C'è una città tipo Lavandonia. Gina è mia. Allora, gli si fa, water gun e tutto su di Krogan, dai. Ve l'ho detta era meglio. E anche qui tutto su di Bunei. E non ha avuto effetto, water gun, non so come mai. Buono. Allora, qua c'è qualcosa? No. Ancora Pokémon che voglio non l'ho trovato, poi andrò a vedere sui Pokédex se c'è male male nella prossima parte. A quella è la Stardust Fountain, sicuramente quella sceglierà di affrontarlo. Dicevo male male vado a vedere off camera se c'è. Oh, guarda, finalmente un Pokémon buono contro Mario. Espeon. Che. Oh! Ma che culo! Ma che culo! Mamma stai. No, vabbè. No, Mario qua sta facendo tanta roba, poi basta Seth, basterebbe Seth. E già sarebbe tanta roba. Allora io metto. Cambio un po' l'ordine delle mosse. Allora, ok. Quick attack prima, Sbim secondo, Boost Hit da ultimo. Curiamoci Mario e andiamo avanti. Ha imparato di Sbim Gelo Raggio, ragazzi, mossa potentissima. Mossa davvero molto potente, quindi sono contento. E che è successo? Va? Vediamo un pochino. Ciao belle. Con chi parlo? Eva. Nulla. Devo parlare con quest'altro. Eva, esprimi un desiderio. Il mio desiderio è tornare a casa. Cosa? Tu sei un bambino che ci ho salvato nella Forest Chamber. E il tuo nome è Matti, giusto? Piacere di vederti ancora. Infatti, noi viviamo nella regione di Ivara. Ma un giorno un uomo ci rapì. Si chiamava il Dark Horse. Charlie ha imparato qualcosa, noi abbiamo. Ah, ok, noi. No, lui voleva che noi l'aiutassimo a catturare Celebi, ma noi ora siamo liberi, Celebi è salvo. Ok, io voglio. Cosa? Perché tutti vogliono che io combatta con loro? Me lo spiegate? Però ora ho Ice Beam. E quindi sono cavoli tuoi. Anche se. Giotto ci farà malissimo, vabbè buono. Che gli fa? Boh, speriamo non attacchi Giotto e non attacchi. Ah ok, sì, Torchic causa anche Follow Me. Oh, c'è Celebi, guarda lì. Mamma mia, paura. Io direi di sconfiggere prima di tutto Celebi, poi ci occupiamo di Giotto. Ma abbiamo missato da 2 ore, non capisco. Ah, perché ci hanno usato. Diontino. Esatto, Sand Attack, che ci diminuisce la precisione. Quindi Varana, se per favore. Oh, un altro Celebi. Quindi, Celebi, ancora una volta. Speriamo che stavolta attacchi, grazie. Oh. Meno male non l'ha usato su Mario. E ora c'è da sconfiggere Jolteon. Non dovrebbe essere difficilissimo, là. Vabbè, Varana è andata giù, ma niente problema, abbiamo altri Pokémon. Ma se io uso Weak Attack e Dragon Claw. Buono, meno male Mario imparava Ice Beam, ci cioè serviva molto, ma molto molto molto. Noi Celebi dobbiamo allenarci duramente. Diventare più forti è l'unico mezzo per la nostra salvezza. Ci ha dato l'MN06, santa donna. Santi uomini. Che Rock Smash spacca roccia che appunto ci serviva. Ok. La vista la roccia su nel monte Skyfall, rompila con questa mossa. E potrei andare alla Torre Tyrion. E mi sa che è proprio là che ci dovremmo dirigere. E quindi tutto torna. Io l'avevo predetto e quindi così è stato. Sono molto contento. Finiamo questo percorso e poi penso nella prossima parte di dover tornare indietro alla Torre Tyrion. Varana ora la lascio morire un attimo perché. Cioè la lascio morire, la lascio morta. Mi dispiace ma. Così è la vita. Così è la vita. Allora. Oh là là là, è inutile che canti, imbecille. Shinx, non ti voglio Shinx, io voglio un altro Pokémon, l'ho detto e così farò. Lì c'è una barca, una nave.
Vediamo un attimo, voglio solo vedere qua un po' esplorare il percorso, anche se continuo, è bel percorso. Boh, vediamo un po'. Dai, vediamo un attimo, poi stoppo la parte, perché non so se conduce da qualche parte. In tal caso lo continuiamo nella prossima parte. C'è un buco. Dove cavolo siamo andati? Stardust Fountain. Tanto c'ho l'escape rope, però ora uso un attimo l'escape rope, non tanto perché, ma perché ci andremo nella prossima parte e devo tornare con Army Foreman, quindi. Oh, Wimpo, adesso è buono, ragazzi, prendetelo, eh. Quindi qui c'è la Stardust Fountain, penso nella prossima parte dovremo continuare. Da matrizzare tutto il like, commentare, iscrivervi al canale, se ancora fatelo, ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Victory Fire, la mia guida in italiano, dove esploreremo, penso, questa Stardust Fountain. Ciao a tutti!